La mia proposta è nata dal fatto che ho notato che al giorno d'oggi, soprattutto perché siamo abituati a vedere la televisione, perché siamo davanti sempre al computer, con i telefonini, eccetera, non ci si guarda più in faccia. Faccio anche notare che proprio in questi giorni ho scoperto che la parola faccia ha la stessa etimologia della parola facere, dal latino fare. Ho notato che nonostante molte persone sappiano benissimo usare il linguaggio verbale, in realtà non riescono a comunicare, cioè comunicano con delle parole magari anche seduttive, suadenti, molto con nuovi neologismi, con nuovi coni, con parole sempre più tecniche, però alla fin fine le parole rimangono lì e non si va avanti, diciamo, ecco. Per cui ho fatto questa proposta perché secondo me attraverso si può recuperare sia dalla fisionomica sia da quella che io avrei proposto in maniera più scientifica, che è la morfopsicologia, si potrebbe recuperare un attimo la possibilità di vedere attraverso il viso, soprattutto attraverso il viso, non il corpo, perché dopo il corpo ha tutto un altro tipo di gestualità, attraverso il viso, come la persona, quali sono le predisposizioni caratteriali di una persona. Allora, la fisionomica, che è stata anche una scienza a partire da Aristotele, a partire da Ippocrate, quando sono state fatte tutte queste analisi biotipologiche, sia nel mondo occidentale, sia nel mondo orientale, anche con la medicina tradizionale cinese, dove viene molto studiato il volto, no? E ha portato negli anni a diventare quasi una scienza, anzi la fisionomica durante il Rinascimento è stata considerata anche una scienza, fino ad arrivare a Lavater, che è un pre-positivista, e che ha preso spunto da un altro italiano, Della Porta, il quale ha detto che attraverso il volto si riconosce l'animo umano, si può capire qual è l'animo umano. Ecco. Diciamo che la fisionomica dopo è stata applicata in maniera più moderna attraverso varie analisi anche da alcuni medici costituzionalisti italiani come Nicola Pende, Viola, e come soprattutto come in ambito criminologico come Cesare Lombroso. Però diciamo che alla fisionomica mancava l'aspetto che l'ambiente, come l'ambiente influenza questi tratti del viso. Lombroso ha fatto delle analisi molto suggestive, tra l'altro sono andato anche a vedere il museo che c'è a Torino, però la sua è un tipo di scienza molto deterministica che non dà possibilità, attraverso la lettura del volto, all'uomo di cambiare. Ci sono dei giudizi che sono anche di tipo etico molto forti e riduce un attimo quella che è tutta la possibilità di evoluzione dell'uomo e di evoluzione quindi attraverso l'ambiente anche dei caratteri fisionomici. Ecco, quello che invece io propongo stasera erano delle diapositive di vari visi del dottor Corman, che è un francese, che ha coniato nel 1937 questa branca della scienza, possiamo dire, secondo me più che una scienza, che è ancora a livello pionieristico, anche se ha già a livello pratico ottenuto molti risultati dal punto di vista medico, perché dopo lo spiego meglio. Corman. Prego? Corman, sì. Louis Corman, che era un medico francese, che in pratica insieme a un altro medico, il dottor Figot, sempre in Francia si sono sviluppate queste cose qua, e anche un po' influenzato da quelle che sono le teorie orientali della medicina tradizionale cinese, ha osservato che il volto risente molto anche dell'ambiente, e quindi ha coniato questo termine nel 1937 che è morfopsicologia. Già il termine ci dice di cosa parliamo di morfologia,
del viso, soprattutto del viso, anzi esclusivamente del viso, e del, il viso è la parte che noi vediamo di tutte le persone, ma i corpi sono un attimo nascosti, diciamo così. No, non è un metodo statistico, è un metodo che tiene conto dell'evoluzione del viso da quando si nasce, da quando si è bambini, da quando si è neonati, a quando si invecchia, e come l'ambiente ha strutturato, quali sono le forze che l'ambiente, entrando in connessione, in stimolazione con i caratteri del viso, ha strutturato appunto le caratteristiche del viso. Andare subito nel particolare di Cormann. La legge principale che fa riferimento a Cormann e anche a Sigaud, il quale Sigaud aveva costituito quattro tipologie di persone. La tipologia muscolare, viso quadrato. La tipologia respiratoria, viso un po' esagonale, quindi allargata in questa parte qua. E la tipologia digestiva, istintiva, in pratica un trapezio con la base larga del viso. E la tipologia cerebrale invece il contrario, un po' a triangolo, un trapezio rovesciato. Sigaud è stato il primo a determinare questa legge che si chiama legge di dilatazione o espansione e retrazione, che corrisponde esattamente agli istinti di l'espansione, all'istinto di vita, la retrazione a un istinto primordiale che noi abbiamo di conservazione e quindi di sopravvivenza. Quindi abbiamo questi due vettori, sopravvivenza e vita da una parte, espansione e retrazione dei tratti del viso dall'altra, e se vogliamo yin e yang, la parte attiva, yin la parte strutturale più passiva, attiva e passiva. Ecco, la prima cosa che si nota nella lettura di visi, intanto, è il cosiddetto grande viso, ovvero la struttura osteomuscolare del viso, che corrisponde un po' alla nostra parte più inconscia. La struttura osteomuscolare è proprio data dalle ossa, dalle muscoli massetere, dai muscoli principali del viso, temporale, massetere e zigomatico. Sono le tre muscoli principali. Poi questo è il grande viso, chiamato anche quadro. Altrimenti c'è il piccolo viso, che è un triangolo che noi abbiamo, che sono i nostri recettori. Quindi abbiamo da una parte il grande viso, da una parte i recettori più o meno aperti, che vengono definiti piccolo viso. Lo studio appunto di queste due entità si fa sempre tenendo conto di questa legge che ho detto prima, dilatazione-retrazione, per cui possiamo avere una dilatazione del grande viso, una retrazione del piccolo viso, questo in maniera molto semplice. Possiamo avere una retrazione soltanto di un recettore rispetto all'altro, cioè tutti i visi hanno delle asimmetrie, ed è lo studio di queste asimmetrie e di queste forze che si espandono nel viso tra retrazione e espansione, che noi possiamo trarre delle informazioni su quello che può essere il carattere della persona, in un certo senso anche il temperamento, in un certo senso che è dato dalla crasi neuroendocrina del soggetto. Quindi un esame che è abbastanza, tra virgolette, parte da basi scientifiche, perché si è notato che in biologia, quando una cellula viene immessa in un liquido positivo, in un ambiente favorevole, si espande, qualsiasi cellula si espande in un ambiente favorevole. Una cellula immessa in un liquido, in un ambiente ostile, si ritrae, e questa è la legge, in poche parole. E questa legge qua viene applicata anche ai contorni del viso, ai contorni e alle potenze del viso, a tutti gli elementi del viso. Sotto, ecco. Sì, queste qua sono le... Quell'altro bocchettone sotto questa. Muscolare, respiratorio, digestivo e cerebrale. Ecco,
Andando avanti, più percettiva. Questa parte qua, nell'uomo, all'interno del cranio ci sono i segni nasali, che nell'uomo sono un carattere secondario, un carattere sessuale secondario, e che da quando si è piccoli a quando si cresce si sviluppano e danno una conformazione del viso. Il cranio si estende, diventa più grande, ma non è detto che, anzi, si espande in grandezza, ma i lineamenti si appiattiscono, quindi c'è la retrazione. Io ho parlato finora solo della parte cerebrale, aspetta, vado un po' alla parte alta. La parte qui è riflessiva. Sì, riflessiva. E qui immaginativa. Immaginativa. Sì. Ecco. Questo è il cranio, si vede, no? Sì, il cranio, sì. Sì, va più o meno anche una parte degli occhi, perché gli occhi sono un'espressione del sistema nervoso, fanno parte un po' della parte cerebrale. Ma è quello che le mamme dicevano dei bambini, che fronte alta, c'è la pigli. Sì. Ecco, la fronte alta è, ripeto, può essere dominante per un individuo, la parte respiratoria. Ciao. Cioè, è molto importante. Ciao. 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 Allora, stando per capirci, la parte respiratoria più sviluppata vuol dire che tendenzialmente sarei più disposto al... Allora, scusate, faccio un attimo un salto indietro. La morfopsicologia risente molto delle funzioni psichiche di Jung. La funzione psichica cerebrale, pensiero, la funzione pensiero, ragionativa, raziocinante, eccetera. La funzione intermedia, che è il sentimento, e la funzione sensazione. Quando in un individuo queste tre funzioni, fra l'altro ce n'è una quarta, che è l'intuizione, che fa parte forse della parte più alta della sfera del cranio cerebrale, quando queste quattro funzioni, allora ce ne sono sempre due in Jung, ce ne sono sempre due che sono evidenti e due che sono inconsce, e quando queste quattro funzioni si integrano, e quindi si possono integrare anche attraverso una visione che noi abbiamo del viso, vi è un equilibrio della personalità. Un equilibrio della personalità, alcune parti inconsce vengono integrate nella personalità. Persa. Siamo sempre nelle parti del cranio. No, ero ritornato, siccome io vado un po' salti. Non abbiamo le diapositive, sì. Ma non per un problema suo, sì. Un problema del proiettore. No, allora, la parte respiratoria, quella animica, è importante, perché è quella che ci mette in relazione con gli affetti nel mondo, col sentimento, con gli affetti. Con l'amore inteso in senso di affettuosità, anche per alcuni anche di riproduzione. Chi ha questa fascia più sviluppata viene considerato un riproduttivo, quella mediana. Quella respiratoria, secondo, che è questa, secondo caso. No, questi sono le forme. Queste sono tipologie di simbolo. Adesso stiamo ragionando su questo. Il dito è in tre. Allora, questo è il cranio. Sì. Poi il viso. La fronte. Cranio, fronte. Fronte. Poi c'è la parte mediana del viso, che è naso e occhi, fino alla base del naso. La base del naso è questa bassa, questa è la radice, questa è la radice. Quindi qua abbiamo la respirazione. Parte mediana, secondo qua. Attraverso lo studio in particolare, ad arrivare a quella che invece è proprio la visione mia completa del viso, e quindi quali sono i suoi atteggiamenti, qual è la sua personalità, qual è il suo carattere. Posso rompere le scatole subito? Sì. Ma la forma del viso, la forma, l'ereditiamo dai nostri genitori e dai nostri nonni, per cui come si concilia questo con la personalità? C'è una parte che senz'altro ereditiamo, una parte ereditaria, però il viso, da quando sei bambino a quando diventi adolescente, a quando sei adulto, a quando invecchi, cambia.
e qua si trasforma, cambia. Si trasforma a seconda delle stimolazioni che vengono date anche dall'ambiente. Se l'ambiente è favorevole, certe forme si dilatano, se l'ambiente non è favorevole, certe zone si retraggono, si appiattiscono. La retrazione è una forma di umanizzazione a livello filogenetico. Mentre una volta l'uomo aveva il viso un po' più a muso, un po' con le sopracciglia un po' abritte che coprivano la visuale, perché doveva maggiormente difendersi nell'ambiente, adesso l'uomo ha sviluppato le tre parti del viso in maniera più diversa come quella che conosciamo noi adesso nella maggior parte delle persone. Una parte è senz'altro geneticamente... Io mi accorgo della faccia di mia madre, per esempio. Sì, senz'altro. Però dipende anche dall'ambiente in cui è stata tua madre che ti ha trasmesso a te, perché anche nell'embriogenesi del soggetto, a seconda delle stimolazioni che il bambino ha in pancia, Parlo in termini molto... Girata verso di noi, ma che la veda anche lui. Allora ragazzi, però c'è girata. Che lui la possa fare andare avanti. Pietro, abbi pazienza. Bisogna avere molta pazienza. Ah, sì. Ma anche un po' di pazienza e un po' di... Un po' di criterio, che è questo. Io faccio il pulsantiere. Questi sono i modelli più o meno. Sì. Dilatato quasi al massimo. Il dilatato estremo è il neonato. Sì. Quindi il neonato non è assolutamente autonomo. Non africano però. Anche africano sì. Non ci sono differenze di specie. Anche il tema del fame sì. No, ma io parlo proprio del neonato. I neonati sono tutti, non sono dipendenti, non sono autonomi, dipendono molto dalla mamma, la comunicazione è molto istintiva. Man mano che si cresce vi è questo cosiddetto fenomeno della retrazione, perché ha a che fare con l'ambiente. La retrazione di solito è di tipo laterale, è come se noi schiacciassimo il viso e si allunga anche di solito la parte dietro, oppure si schiaccia la parte dietro e si... come se noi lo schiacciassimo, ecco. Questo qua è l'istinto di retrazione. E l'istinto di retrazione è un istinto di sopravvivenza, di adattamento all'ambiente e di difesa dell'ambiente. Le persone che sono retratte sono un attimo in generale più introverse, possono essere più introverse, ma anche possono essere più, come ho detto prima, più cacciatori, più andare in cerca di stimoli diversi per cambiare le cose. Un tipo dilatato invece, tra virgolette, rimane più, addirittura il tipo dilatato massimo quasi ha una forma di, non mi viene la parola, non di invidia, ma di intolleranza verso le persone che agiscono molto, che hanno una forza di attività così. I tipi dilatati sono più socievoli, sono più gregari, ma proprio perché hanno una forma di primarietà psicologica possono essere anche più intransigenti, più collerici, più così. Comunque queste caratteristiche dopo le vediamo meglio dopo. Come si fa? Ecco, non solo il movimento di dilatazione è un fenomeno attivo, perché il cranio si dilata, ma lo è anche il movimento di retrazione, che è altamente dinamizzante perché mette in moto un meccanismo di difesa dell'organismo finalizzato alla conservazione dell'energia vitale. Anche i tipi retratti possono avere maggiori, hanno maggiori energie di riserva. Hanno la pelle più sensibile in generale e più sensibile, più iperestesica, però in un certo senso anche siccome sono preventivi rispetto alle ostilità che possono incontrare nell'ambiente, anche hanno una maggiore forza di difesa, di contrasto delle cose, mentre un dilatato è un dispersivo, ecco, non mi viene la parola, è un po' un dispersivo. Un dilatato è un dispersivo? Sì. E il bambino però è una cosa a sé, è appena nato, si chiama dilatato estremo, perché il viso è bello tondo, la parte del corpo è più sviluppata rispetto agli arti, soprattutto la parte digestiva, perché dipende, e quella è la sua funzione, deve crescere, e quindi non ha... È un ventre. Ha un ventre. Io sono dispersivo. Sì. Il piccolo viso corrisponde... ecco, scusate. Tornando un attimo indietro, adesso vado un po' in più ordine.
Il grande mito rappresenta la nostra struttura costituzionale, il cranio e la modellatura dove agiscono i principali muscoli del viso, che sono appunto il massete, lo zigomatico e il temporale. Il piccolo viso corrisponde all'aspetto tempero-caratteriale. C'è una differenza tra temperamento e carattere. Il carattere te lo formi, ecco, ma il carattere te lo formi perché c'è un istinto che ti porta e così, che non è dovuto soltanto alla genetica. Mm-hmm. Il temperamento è genetico, perché della crasi neuroendocrina, come avevo detto prima. E il piccolo viso corrisponde ai recettori sensoriali e alla mimica espressiva data dai cosiddetti muscoli pellicciai, che sono l'orbicolare delle labbra, quindi che tirano su la fronte, che allargano gli occhi, eccetera, che danno anche una mimica più espressiva. Il grande viso, secondo Cormann, rappresenta gli scopi profondi che inconsciamente perseguiamo, quindi la parte più geneticamente determinata è inconscia. Il piccolo viso, la sua modellatura e la modellatura del viso è come la modellatura corrisponde a tutta la parte che sta sopra l'osso. Quindi sono muscoli, cellule adipose, ipoderma, collagene, epidermide. A seconda della crasi, queste cose hanno già una loro costituzione. Il derma di un etoblastico è più molle, più lascivo, mentre parlando di embriogenetica, quindi hanno già una forma, però l'ambiente anche le modifica. Dunque, Jung dice una frase molto importante: l'inconscio desidera la nostra evoluzione, quindi una parte che viva e che stimola e ci plasma in continuazione. La superficie del viso, modellatura e recettori, è come la parte emersa, questa è una foto che non ho messo, però molto interessante, è come la parte emersa dell'iceberg della nostra personalità, mentre la parte inconscia rappresenta il quadro grande, il quadro o il grande viso, come lo vogliamo definire, con le sue strutture ossee sottostanti. Qua parliamo dei gradi di retrazione. Prima di parlare dei gradi di retrazione, io non ho finito di parlare dell'ultima parte, quella digestiva, sì, che è fatta dalle labbra, da quello che sappiamo e che vediamo nelle persone. No, perché con tre domande mi sì, che in pratica è la parte più digestiva, funzione digestiva, temperamento più linfatico, e anche una funzione realizzatoria a livello di comunicazione, prima di tutto, una funzione semantica di comunicazione, di sensualità, ma anche una funzione più realizzatoria, cioè noi attraverso il cibo assumiamo le sostanze che ci fanno realizzare, però questo a livello simbolico rappresenta la realizzazione che noi vogliamo anche nella società, eccetera. Allora, ci sono diverse intensità di retrazione, e se vogliamo adesso ne parlo meglio. In ogni caso vengono valutati nella morfopsicologia tre gradi di retrazione. Parlando dei recettori, in particolare dell'occhio, l'occhio come gradi di recezione ce n'ha tre. Il primo è il linfossamento all'interno dell'orbita, che si può anche misurare mettendo una matita qua e vedere se la palpebra tocca la matita o meno, quindi l'occhio è un po' più in fuori o più in dentro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la persona controlla di più l'ambiente ed è più finalizzata alla concentrazione su alcune cose. Quando l'occhio è più esterno, ha un più ampio campo di coscienza, l'occhio è la conscientizzazione a livello simbolico delle persone. E quindi attraverso l'occhio si riceve, ma anche si comunica molto. Non so se avete visto, quando si va a casa di un amico, che di solito si incontra fuori, se guardate gli occhi più aperti, in un ambiente più domestico, più favorevole, anche l'occhio stesso inconsciamente si dilata rispetto alla seconda. Gli occhiali che modificano un po' gli occhiali sono una forma di retrazione, la miopia è una forma di retrazione. La miopia, sì. L'astigmatismo? Sono tutte forme di retrazione, però io non entro adesso a fare nel campo, diciamo proprio, come hai detto, il piano cerebrale è animico, il piano istintivo parte dalla base del naso,
ed è la funzione nutritiva, aspetto sessuale, realizzazione concreta e materiale. Quindi, piace facciamo un riassunto, ecco quello che tentavo di fare io. Il mio disegno, ma tentavo di fare. Aspetta, lascialo lì. Lascialo lì. Qua arriva, a metà del mondo. Le tre zone hanno della comunicazione tra di loro, non è che sia completamente separato. Non è fissa la cosa. Perché quando mangi vedi, no? Quindi sì, comunichi con la bocca, questo sì, questo no. Sì, questo sì. E questo? Anche quelli sono dei recettori. Dove sono anche il sistema? No, quelli sono i recettori, io qua parlo solo dei, della struttura. Quindi questo non dei tre piani del volto. Anche se sono in avanti, che sono molto determinanti, ma quelle se sono la frontalità. Se sono orecchie a sventola, c'è un bisogno estremo di sentire nell'ambiente. Tutti i bisogni sono delle forme di carenza dell'individuo della persona. Questo è generale. Io. Lei sempre una, c'è la coperta, poi con la... La dominanza in area percentuale, la conformazione di uno dei due piani rispetto a un altro o altri, indicano già la predominanza di una certa funzione rispetto alle altre due. Sono da valutare e ci danno indicazione anche le disarmonie e le contraddizioni tra un piano e i suoi recettori. Noi possiamo avere un piano del viso molto ristretto, un quadro molto ristretto e dei recettori belli espansi, gli occhi grandi, il naso piccolino però con le froce, con le narici, con le narici molto aperte, una bella bocca carnosa, grande, eccetera. Però il viso stretto, cosa vuol dire questo? Questo è molta reattività, la reattività dell'individuo si vede soprattutto dall'apertura, dalla dilatazione quindi dei recettori. Mentre questo vuol dire che l'individuo non ha abbastanza forza per la ristrettezza e la retrazione laterale che hanno il viso. Ecco, sul piano estremamente in confronto ai suoi recettori, che invece sono estremamente retratti, pulsioni della personalità che sono in contrasto tra di loro, appena detto. Quando un piano dominante in espansione subisce, subisce un'aggressione, quello che ne risente di più è il piano in retrazione. Se per esempio noi abbiamo un forte piano cerebrale, nell'ambiente subiamo sempre secondo Cormac, perché vedo la... Sì. Sono tutte anche se le ho piccoline. Abbiamo una delusione affettiva, dal punto di vista... una delusione, scusate, piano cerebrale, un'aggressione piano cerebrale, quindi non è una delusione affettiva, scusate, è una delusione, non so, no, non è andato bene a scuola, non ha fatto bene gli esami, eccetera. E però questo ragazzo ha la parte recettoriale più contratta, più retratta del piano mediano del viso, quello che ne risente è la parte retratta, non è? E quindi gli affetti. Tu vai male a scuola, quindi cerebralmente sei andato male, quello che ne risente sono gli affetti, perché la sua retrazione è qui e non qui. La parte più debole viene intaccata anche da un altro campo, anche esatto. Se quando si tratta di un altro... Nella tua zona dominante hai una delusione, un qualcosa che ti va male, eccetera, tu sei un grandissimo scienziato, vai bene, non so, non viene approvato il tuo pamphlet, non viene approvato dal comitato scientifico, e tu siccome sei ti lascio piano ti arrabbi, la cosa che ne andrà a scusa il telefono, cosa andrà, dove andranno le conseguenze, è la fase più retratta, fase più debole la chiami, sì, la fase più debole. Io adesso il discorso che fai è estremamente complesso, sì. Si sente che sei molto preparato, io ti ringrazio perché mi spuncano alcune cose, ma nella fattispecie, in quello che hai detto adesso, cioè, io mi ricordo mia mamma me dava dei tangari. Sì.
Non si spiega il tratto però sta roba, ti ha capito? Perché ti piaceva? È una detrazione generale. Allora, i tuoi tre piani del vita sono molto in equilibrio. Quindi vuol dire che sì, questa lo so, e mi ha detto, e quindi io non ho avuto sta reazione. No, ma non che siano, dipende dalla. Dipende da come è vissuto il tuo vissuto. Se tu questo vissuto lo ritenevi, come faceva male, cioè, perché qualche volta faceva qui sopra, sì. Faceva male, però probabilmente tu capivi a livello mentale che faceva bene, e allora l'hai integrata questa cosa. L'individuo anche determina queste forme di retrazione. Certo, le labbra per esempio che si assottigliano. Ecco, infatti, adesso arriviamo anche a quello. Il piano dominante è quello che si stanca. Allora, il piano dominante, come avevo detto prima, è quello che si stanca di meno, che prova più piacere nel fare le cose. Se uno ha un'intensa attività intellettuale, ha piacere a stare a casa, a studiare e a non mangiarsi il panino oppure andare a mangiare fuori la pizza, ha piacere, mentre un tipo più, che ha questa parte qua più dominante, avrà più piacere a stare con gli amici, a socializzare, a fare qualche battuta, ad andare a mangiare al ristorante, eccetera. Ecco. Però è anche la parte più influenzabile, nel senso che può essere da persone che conoscono che il tuo punto di forza è anche il tuo punto debole, e possono provocare delle suggestioni che tipo, vabbè, comunque quello è un altro campo. E anche la zona più presente. Faccio adesso la domanda, la faccio dopo, però una cosa che mi fa condizioni molto tutto questo, si chiama la barba e i baffi per esempio dell'uomo. Sì, infatti non si riesce a guardare tanto. Ma non è già parte della faccia anche quella roba lì? Cioè voglio dire, sì. Giovanni, Franco, Marco, che cioè, hanno scelto di avere hanno i baffi, è una scelta di rappresentazione facciale, no? O no? Sì, sì, è una scelta di rappresentazione facciale, vuol dire che queste persone si trovano meglio. Ecco, ma tu in questo tipo di analisi non l'ho presa. Cioè è considerato una ritrazione? È una protezione. Una protezione, un abbellimento. Un nascondiglio. Dipende se la persona si copre, non so, perché ha qualche difetto, il labbro leporino, si vuole mettere i baffi, eccetera. Quella è una forma di ritrazione, ovviamente. Di più. Cioè dipende dal baffo, dici, dipende dal tipo di baffo. Dipende dalla persona come vive questa cosa. Chi è suggestionato delle mode potrebbe essere anche questo, no? Suggestionato delle mode, dunque la parte diciamo più inferiore del viso dovrebbe essere più ampia, più dilatata. La persona. Sì, adesso che, proprio arriva un po' a questo, adesso per esempio c'è. Molte donne hanno la mania di farsi le labbra più grandi, cioè, quella è una mancanza, una carenza del suo vissuto psicologico femminile, in un certo senso. Cioè mettono in mostra una parte femminile ostentandola, perché in realtà ci può essere una carenza a livello interno di della sua psicologia femminile. E così anche ragionando su questo più o meno, perché siamo una parte cerebrale poco dilatata. Ecco, la dilatazione della parte cerebrale o meno non è questione di intelligenza. Anche perché ci sono vari tipi di intelligenza. Per quello mi chiedevo come è arrivato questo dottor Cormans a stabilire questi tipi e questo, fare questo discorso. Cioè aveva fatto delle statistiche, cioè da un punto di vista clinico, da un punto di vista clinico, medico, i casi, medico. Quindi studiava le biotipologie, studiava quindi del perché una. Allora la morfopsicologia viene usata anche, tra virgolette, nella medicina non convenzionale, per poter attraverso la creazione di un ambiente adatto che secondo il morfopsicologo corrisponde a un ambiente dilatante riguardo quell'individuo, può portare l'individuo col tempo a cambiare predisposizione verso l'ambiente, e quindi piano piano i lineamenti si modellano in un'altra maniera. Abbiamo sempre un'evoluzione. Per quanto riguarda sempre le labbra,
Allora, Corman in generale prende molto spunto da, da Freud e da Jung. Per esempio, molte volte vedete un certo tipo di bocca amara delle persone, no? Però riescono lo stesso a tenere la parte centrale delle labbra lo stesso un po' su, un po' tirata, mentre la, qua abbiamo due pieghette. Mia nonna mantovana la chiamava boccarniada. Boccarniada, sì, proprio. Amara, sì. Arniada, probabile. Ecco, vuol dire che la persona tenderebbe sempre così, ma l'inconscio gli dà ai lati delle labbra un'indicazione che non deve perseguire determinati scopi, non deve interdirsi nel perseguire determinati scopi che non fanno parte della sua evoluzione, della sua evoluzione psicofisica. Se l'espansione viene bloccata da fattori mentali si possono riscontrare fatiche, ecco, a proposito, se l'espansione è un piano dominante, cioè uno ha un gran piano dominante respiratorio che si espande, che va verso l'ambiente affettivo, eccetera. Questo, se vediamo che nel naso iniziano a esserci delle retrazioni, oppure addirittura fino ad arrivare all'anosmia, a non sentire gli odori, addirittura non solo con ristrangimento anatomico delle narici, ma anche con raffreddori continui, sinusiti, che provocano all'interno del naso una modificazione cellulare, le cellule diventano, il tessuto cellulare si atrofizza, diventa, non è più quello funzionale alla respirazione in sé per sé, ecco. Vuol dire che quella persona ha un blocco a livello affettivo, di espansione del campo affettivo. Le tendenze biopsicodinamiche quindi si possono scorgere nel particolare del viso, dicendoci come quel determinato individuo le ha sapute più o meno gestire e integrare, tornando proprio a questo. Ci possono essere problemi di circolazione tra un piano e l'altro, la vedi sbarra di Marte. La sbarra di Marte è quando noi abbiamo un incavo qua tra la fronte, il piano cerebrale e il piano respiratorio. Certe persone hanno un incavo. Questo qua. Sì. Vuol dire che non c'è, che c'è una specie di blocco di comunicazione tra la parte cerebrale e la parte affettiva. Gli occhiali. Oh, sono gli occhiali. Franco c'ha una domanda al volo. Si era preso una frandellata. No, poi l'aveva fatto apposta anche lui, perché voleva guardare in tutto. Ma no, dai, aveva preso una frandellata, La retrazione del naso si nota anche quando un naso che si dilaterebbe verso avanti, come i nasi equilini, per esempio, sì. Hanno una curva che andrebbe prima verso avanti, poi a un certo punto, ecco, da quella discesa, noi possiamo capire che la persona si è un attimo bloccata rispetto a, soprattutto se dopo alla fine del naso c'è una retrazione, c'è una specie di promontorio qui che chiude. Sì. Un promontorio che chiude. Capisce in bocca, capisce il naso. Capisce il naso. Il naso capisce in bocca. Fino ad arrivare al massimo a un accartocciamento del naso sul labbro superiore. Questi sono tre gradi di retrazione del recettore nasale. E Jung, l'equilibrio non si identifica, questo l'ho già detto. L'occhio. Allora, quali sono i gradi di retrazione dell'occhio? Restringimento della rima palpebrale, come se dovesse mettere sempre a fuoco un oggetto oppure ridurre l'esposizione alla luce. Infossamento dell'occhio, quello che avevo detto prima, che è la cosa più frequente, oppure lo sporgersi all'infuori dell'arcata sopracciale. Lo sporgersi all'infuori dell'arcata sopracciliare rispetto all'occhio. Abrite viene detto in dalla. È una forma di retrazione del recettore oculare. Modalità di retrazione sono tre: espansione della rima palpebrale, estroflessione del bulbo, intensa vivacità mimica. Ecco, la vivacità mimica è sempre un grado di
mimica degli occhi, della bocca, un grado di tonicità al viso. Una cosa di cui avevo parlato prima è i gradi o meno di tonicità e di stenia che può avere un viso. Ci sono degli occhi Renzi, l'occhio è abbastanza atonico, non ha un occhio Renzi, tanto per dire. Ma tu hai anche delle immagini di visi. Sì, però voglio andare avanti. Sì. Sì, però può essere influenzato anche dalla stanchezza, un occhio inespressivo, quello di Renzi. Un occhio inespressivo, non fortemente tonico, non fortemente così inespressivo. L'occhio da pesce stracco. No, non è così. Tu non hai un occhio da pesce stracco. Allora, volevo dire una cosa che mi sfugge. Il recettore natale, la forma più o meno allungata, tipo asiatico. Allora, se gli occhi sono un po' leggermente all'insù è un segno di tonicità, se gli occhi sono un po' giù è una formazione meno tonica, fino ad arrivare anche alla differenza tra un occhio e l'altro. Ma tonica intendi? Cioè un occhio può essere più aperto, più rivolto verso l'alto, in certe persone un occhio può essere più cascante rispetto all'altro. Se dipende se è l'occhio destro o l'occhio sinistro, l'occhio destro viene simbolicamente interpretato come se meno tonico, come un ritorno al passato. Se meno tonico l'occhio sinistro invece. E vuol dire che ti sei un attimo fermato al presente, non vai avanti. Ecco, ci sono delle persone che hanno uno sguardo da una parte più tonico, dall'altra parte. Ecco, anche qua si va un po' sulla simbologia comunque. Ecco, ma uno sguardo che non è la vista. No, uno sguardo, tende a chiudere l'occhio, per esempio. Io d'estate, con la luce normalmente, meno chiudere un occhio, non tutte e due. Leggermente più debole quell'occhio, leggermente più debole più l'occhio. Lo stigmatico. Non sarebbe troppo. Più debole, dovrei vedere qual è la parte tua dominante a livello destro o sinistro, fra l'altro. Cioè, oltre alle dominanze nei tre piani, di una parte sulle altre, o di due su una parte. Per esempio, le persone molto adatte a svolgere un lavoro da manager sono quelli che hanno, da manager, da organizzatori, eccetera, sono quelli che hanno una parte cerebrale ovviamente molto ben evidente. E anche una parte masticatoria, una parte digestiva molto bene, perché quella è la realizzazione. La parte affettiva è più piccola, più stretta, e tra l'altro i recettori sono anche un po' più vicini. I recettori. Questa persona probabilmente non gli interessa molto la sfera affettiva di socializzazione. Ecco perché. La faccia da manager, da squalo praticamente, tipo Gardini, tutti questi personaggi. Tenendo presente che anche riparlando del recettore, io vado a bar ormai a salti, riparlando del recettore nasale che è fondamentale per il respiro, la respirazione è fondamentale anche, grazie, per la regolazione del pH, dell'apporto acido basico. E si sa che una persona più acidifica anche si retrae, più si acidifica anche nel comportamento, voglio dire. Comunque questa cosa che tu definisci ricettiva potrebbe essere in negativo, messo in una cosa ricettiva. Quando una persona, quando nella faccia di una persona questi elementi di recettività sono così spiccati, sono così forti, significa che la sua energia è negativa? No. Significa che non ha un'espansione energetica verso l'esterno, ma verso se stesso. Ah, verso l'interno. Ma la recettività è anche fra l'altro può essere anche un fattore molto attivo. Ah sì, certo. Tu ti metti in ascolto, ti metti in sintonia con un determinato ambiente, essere recettivo non è una cosa passiva, voglio dire. No.
delle labbra, su cui si inseriscono i muscoli zigomatici. Il labbro può essere tonico o atolo, indipendentemente dalle dimensioni. La retrazione delle labbra può coinvolgere sia le labbra in toto oppure solo il labbro superiore. Di solito è sempre il labbro superiore che si retrae. Il labbro inferiore... Ma con la vecchiaia? No, anche con l'esperienza. Con l'esperienza, guardate, anche certi politici... La retrazione poi vuol dire, nella comunicazione della bocca, vuol dire anche che uno sta molto più attento a quello che dice. E, non parla mai a vanvera. Poi addirittura quando la retrazione è molto sostenuta, questa persona qua a un certo punto può anche nella comunicazione essere piuttosto impetuoso, quando gli si dà modo, cioè, è come una pentola a pressione a un certo punto. Però questo, sì. Le labbra rappresentano il recettore della comunicazione, il significato simbolico della retrazione delle labbra diventa quindi immediato, controllo della comunicazione verbale, controllo della comunicazione. Craxi. Che in genere... Interrompeva la comunicazione con delle parole. Sì, anche Prodi un po'. Anzi, Prodi fa una pausa dopo l'altra. È tutta una pausa per lui. Tutti i politici hanno un'accentuata retrazione perché non possono parlare liberamente, ma devono parlare in modo preciso, con precisi processi cognitivi. Però Andreotti non aveva retrazione. Come no? E anche Moro. Mi dispiace. Però hai ragione. Moro, per esempio, me lo ricordo bene, aveva una bocca perfetta. Andreotti ha un ottimo quadro. Andreotti sì, aveva la bocca così, era sottile. Aldo Moro aveva la bocca, è vero, aveva la bocca. Don Andreotti era un dissimulatore. Sì, ma infatti Andreotti attraverso questa retrazione parlava molto precisamente, era anche un grande oratore, appunto. Diceva le cose al momento giusto, aveva anche questa qua molto sviluppata e la parte effettiva meno, tanto per dire, come ho detto prima, per cui controllava benissimo e sapeva benissimo come parlare. Ecco, il controllo dell'io non permette certe esperienze, questo non vuol dire che una persona sia evoluta. È finalizzata, il piccolo viso ci dà i mezzi per esprimerci in una determinata maniera, più cosciente rispetto al grande viso che vi ho detto prima. Però questo non vuol dire che la persona in se stessa ha avuto quell'evoluzione della conoscenza del sé, eccetera. Vuol dire che ha applicato molto bene la parte cosciente, ma non è detto che abbia integrato, perché bisognerebbe conoscere più da vicino alle persone, non ha detto che abbia integrato la parte inconscia in se stessa, quindi non si è evoluto. Il controllo dell'io non permette a certe esperienze emozionali di raggiungere lo stato di coscienza, per cui rimangono nell'archivio dell'inconscio. Ecco, l'orecchio, una delle cose per vedere come misurare le retrazioni dell'orecchio, innanzitutto è quello di vedere se c'è stato un po' in avanti, quindi la sfera più cosciente, perché qua ho saltato una cosa. Vediamo se lo trovo. Eccola qua. La croce di Pontigari. Cioè, che punti qui sono? E io ho preso questo disegno. E questo col mento inesistente per me. Pontigari è sempre medico, perché sì. No, perciò. Aveva intuito questa cosa dei volti umani. Allora, le parti anteriori sono, ha fatto una croce puntata sull'orecchio, sono le funzioni dell'attività, quindi pensiero, la parte sopra, attività cerebrale, e sentimento, la parte fisica sotto è quella dell'attività fisica, della realizzazione fisica delle cose. E le parti posteriori invece sono quelle della recettività, la recettività immaginativa molto sviluppata, intuizione, e recettività istintiva, quella più bassa, istintiva, che da sul cervelletto, diciamo. Ecco, una delle retrazioni dell'organo dell'orecchio, una delle
dei gradi di retrazione, adesso non mi ricordo quale, è quello di quando l'orecchio per esempio è molto indietro rispetto al capo, oppure se è molto avanti. Comunque sull'orecchio ormai non è stato, sono tuttora in, siccome fanno delle statistiche, sono tuttora in nella ricerca di vedere esattamente come definire le retrazioni dell'organo uditivo. Uditivo. Sì, e per andare più problematico. Sì. Anche questa? No, ma è sempre dietro? Sì. Non deve essere rimasta. No, allora andiamo. Ecco, le orecchie sventola implicano che il padiglione deve captare, è come l'ipertrofia delle rinogi, sono espressione di ipertrofia della comunicazione, espressione del bisogno sempre di captare. E quando c'è un bisogno estremo è un recettore che si apre in eccesso, vuol dire che c'è una patologia, in realtà. Ogni bisogno estremo è sintomo di una dinamica inconscia di sofferenza o di blocco, e questo vale per tutti i recettori. Abbiamo visto la croce di Portigari. Queste sono le modellature del viso. Abbiamo anche qua la tipologia più rotonda, con temperamento più linfatico, la tipologia piatto ondulato, che è quella più equilibrata, forse, se vogliamo dire, che è quella dell'attività del temperamento sanguigno. Poi abbiamo il retratto abbozzato, che come vedete ha come le linee di retrazione sono nettamente demarcate e appiattite, e c'è uno sbalzo tra un quadro, tra una parte e l'altra del viso, anche il naso, eccetera. E poi c'è il modello piatto, che invece è proprio un appiattimento quasi completo delle parti, senza retrazioni così evidenti come nelle. Queste sono tipologie. Scusami, no, queste figure quindi sono linfatico, primo sanguigno, linfatico, bilioso e nervoso. Sì, esatto, recettività nervosa. Questo è molto, sempre in... ma no, adesso, queste sono tipologie, quindi non corrispondono... Non ti assomiglia mica? Chi? Che è l'ultimo, ma io sono nervoso. Io sono più sanguigno. Siamo tutti tipi misti comunque. No, ma non ho capito, linfatico, sanguigno, bilioso e nervoso sono riferiti ai quattro sotto? Sì, no? Sì, sì, linfatico, sanguigno, bilioso e nervoso. Sono temperamenti... Scusa. Ti interrompo per dire che l'ultimo viso, ha un nome a Venezia, è il viso da Stratini. Per esempio un tipo piatto che però controlla molto a tutti, molto piatta, non ha il ritratto abbozzato, ha delle forti tensioni nella sua personalità, è una persona che vive le cose con grande passione, il ritratto abbozzato. Quindi ricordo un po' il fatto. Ah, adesso iniziamo a fare gli esempi. Ma non vedo tanti ragazzi. Allora abbiamo un ritratto abbozzato. Ma è una persona animata da grandi passioni di solito. Quindi qui dentro è un ritratto. Tu hai qualcosa più evidente. Ecco, posso prenderti? Sì, dai. Sì, e lui ha delle retrazioni che si scontrano un po' tra di loro, quindi c'è un movimento di tensione molto forte, anche una retrazione, sta molto attento a quello che dice, molto preciso, non interviene, anche perché ti ho visto due o tre volte, non interviene la parte delle palpebre è leggermente atona, leggermente meno stenica rispetto al quadro generale, che invece è bello tosto. Ecco, vedete la retrazione del naso, la vedete chiaramente, no? Qui parte per andare all'assalto, a un certo punto però ritorna, si trattiene, e quelle rughe sono quelle colpa del nonno, non è colpa di prima del discorso, quindi avevo un caldo, scusa, le rughe, come dicevi sulle rughe? Sulle rughe quando soprattutto le rughe in mezzo della fascia successiva, appunto, la persona sta anche un attimo attenta a riflettere e ponderare bene le cose prima di
quello ci vengono da me. Io per esempio mi sono accorto, parlando di me, che quando parlo qualche volta corrugo la fronte, non sbaglio, mi avete visto anche prima. E questo è sintomo molto di ansia, che devo stare attento a quello che dico, non riesco a essere. Io ho proprio quel tipo di rughe lì. Meno male che non sei della scuola di Torre Veneziano, che è Tinto Brass, sì, che dice che è il culo che parla. Però sarebbe stato certo. Secondo me non ha torto. Volevo chiedere, la seconda immagine che cos'era? La seconda? Sì, la seconda immagine. Questa? Sì. È sanguigno. Ecco, sanguigno. Allora, perché è stata rappresentata una figura del volto femminile? Perché il piatto ondulato è morbido e di solito è più, diciamo, più certe donne hanno il piatto ondulato. Però anche tu hai un piatto. Ma quando dici piatto ondulato a me non viene in mente sanguigno. Cioè, è una strana... Sanguigno vuol dire che ha una attività, una vitalità, è un molto vitale, è una persona molto vitale che dice, va bene, non guardate adesso queste immagini, no, no. Però persone che hanno una certa vitalità e sì, il sanguigno è il temperamento. Posso dirti però, facci un esercizio, prima, dire che siamo qua, dei quattro tipi qua, dici la prima, lui è più facile di tutti. Ha un appuntamento. il signore dietro è molto... Dario. Dario è molto rotondo. Molto rotondo, sei biglioso. No, sei infatti. In pratica. Ha poca retrazione. È una persona molto gioviale, cioè primario nel senso che quando ti esprimi con immediatezza, abbastanza con immediatezza, sbaglio, sì. Tendo a dire quello che pensi. Nel bene e nel male. E comunque un... con molta cognizione della socialità. Cioè, sì, voglio dire, non è che contrapponi a qualcuno, questo voglio dire, ti esprimi con molta immediatezza ma non... Non cerca la mano in conflitto. Esatto. Sono affidabile. Sì, affidabile. Roberta? Ma adesso... siamo tutti tipi, ma no, siamo sempre quattro, comunque anche la Roberta è abbastanza piatto ondulato, la Roberta. La Roberta direi più verso il piatto ondulato. Quindi sei? Quindi sanguigni. Cioè, no, in generale parlo. Sì, ha piatto ondulato, sanguigno, sì. Anche Giovanni. Tu sei un misto tra questi due, cioè Pietro. Tra l'altro, è una fase cerebrale estremamente sviluppata. Ma perché non hai capelli? Non c'entra, si vede alta, la pasciuta. Ti pareva che non so se andava a parare i capelli, per esempio. Parlando dei capelli, quando c'è, vedete, ci sono delle attaccature di capelli che qua formano come un triangolo. Quello è cattivo. Quello è un tipo che... a un certo punto deve capire perché ha certi tipi di immaginazioni e allora rientra un attimo in se stesso. Questo non è che sei cattivo. Bisogna di un attimo ponderare sul allora, Marco, ci vedi che va qua i capelli? No, ma non vediamo l'attaccatura. Un tipo di sentimento spiritualizzato, diciamo, più spirituale. Sì, ecco, sì. E Marilyn Monroe invece volevo finire il ragionamento, perché l'occhio piccolo, invece tu mi sembra anche che prima dicessi, dai una lettura un po', quindi il recettore piccolo come un fatto quasi negativo, no? No, non è un fatto negativo. Mi sono espresso male io. Recettore piccolo vuol dire che sei più concentrato, sei molto più, analizzi molto meglio le situazioni, sei più preciso, il recettore più ampio ha un campo di coscienza, il recettore più aperto, soprattutto l'occhio in fuori, ha un campo di coscienza molto più ampio, però sei più dispersivo rispetto a chi invece è uno studioso, uno scienziato, eccetera, che deve applicarsi in maniera precisa su certe cose,
può avere per esempio un occhio più dilatato e quindi che un'ampiezza di coscienza maggiore, e l'altro occhio che invece gli dona più precisione, più nell'azione che deve compiere, nel compito che deve avere. Quindi più incisivo su una cosa, sì, piuttosto che... Sì, più concentrato. Sì. Tutti i segni non sono negativi o positivi, come anche tutti i segni non indicano il codice morale di un individuo. No, perché appunto la questione dell'occhio, mi viene in mente, non so, i fumetti giapponesi, no? Sì. Che tendenzialmente esasperano sempre l'occhio, sembra molto grande, ma in tutti i cartoni animati è molto grande l'occhio. Perché è la parte più comunicativa del viso, insieme alla bocca, sono le due parti più naso. L'occhio grande è l'occhio della proporzione, quella del neonato, no? E suscita questo sentimento. Sì, questa dimensione di accudimento, no? Del dilatato, sì, dell'aperto che dicevo prima. Sì. Di accudimento. Perché la proporzione nel neonato, no? E anche nel cucciolo degli altre specie. Più cambia nel. Infatti per quello ci piacciono i cuccioli degli altri. Per esempio Tommaso l'altra sera ci chiedeva, ma perché io quando ero piccola avevo le orecchione e la facciona proprio tonda, completamente tonda, e adesso le orecchie sono rimaste piccole e la faccia si è... Sì, le orecchie non crescono. Le orecchie non crescono. Dopo rispetto. Cresce, dopo. Poi riinizia. Le orecchie crescono sempre. Sì, Quanto sono le orecchie continuano a crescere. Sì. Sì, ma sì, molto lentamente, quindi non è percepito. Però insomma cresce, no? A Cosman è previsto, cioè loro hanno anche studiato delle variazioni nel corso della vita, cioè tenuto conto che esistono queste, no, sì, sulla vita. Sì, sì. E lo studio della morfopsicologia è uno studio di tipo evolutivo, è il tema fondamentale. Sì. Cioè dati i tipi, no, la tipologia, sì, di base che non, sì, cambia mai, però nel senso che uno è difficile che da sanguigno, sì, diventi flemmatico, però c'è una... Sì, bella anche il fatto che dopo cuore, per esempio, se mangi tanto in grassi, già cambia la modellatura del viso. Mm. Quindi bisognerebbe vedere delle foto, per esempio, l'immagine. Sì. Sai anche perché mi è capitato di parlare con un mio collega che fa un ottorino laringoiatrico, ma però è un foniatra in realtà, e cura i bambini con grandi problemi di fonazione, e anche adulti, ma soprattutto bambini. E lui mi ha detto che con questo lavori ormai sofisticatissimi che fanno sulla voce, poi lavorando anche molto sulla muscolatura, non solo i bambini che sono sordastri eccetera poi riescono a acquisire un linguaggio anche fine, ma lui mi ha detto cambiano i volti, cioè proprio si modifica cambiano i volti. L'antropizzazione anche dei segni nasali provoca un arretramento dell'arco mento, l'antropizzazione dei segni nasali, perché uno cerca di respirare più. Sta capitando a me, per cui non ne parlo. Lo sai, sta capitando a me perché ho quasi una topizzazione completa della parte sinistra del naso, a livello mucosa catatonica. Sì, non so se si ma sente. Prima l'avevi collegato all'affettività. Alla? Affettività. Sì, il respiro è affettività, dal punto di vista simbolico il respiro è affettività. Quindi probabilmente io avrei una grossa spinta dilatante, perché il mio quadro più dilatato mi pare che sia questo, più o meno sono in equilibrio, però insomma ho abbastanza questa parte qua più dilatata, che però si è retratta probabilmente perché anche si può dire anche delle spinte parentali un po' forti, persino anch'io avevo un mio papà che era Quindi potrebbe averlo. E quindi non ho sentito, nonostante la mia predisposizione ad aprirmi sentimentalmente, affettivamente, nell'ambiente, socialmente, eccetera, probabilmente non ho sentito l'ambiente dilatante favorevole a questo mio sviluppo. Però per esempio sul fatto degli zigomi, il fatto dei miei zigomi e del collegamento con la spiritualità non mi ci ritrovo tanto.
No, io così concretona. No, così concretona. Sì, non lo so che cosa intendo. Ho detto l'affettività è più c'è una buona comunicazione, sono più verso l'alto, cioè, sì, questa parte del viso tuo. Ha detto spiritualità, non ha detto spiritualità. Sì, perché il respiro anche nella meditazione è quello che ti mette in collegamento con. Sì, Giulia. Qualcosa che non posso definire, ma è il tutto. Sì, esatto. Sì, quindi la respirazione, tu attraverso il respiro. Tu hai il corpo, è come se tu fossi chiuso in questo corpo, no? Sì. Con le sue caratteristiche. E poi va bene, la mente, i pensieri, che sono sempre cose però che ti vengono dall'esterno, anche quelli. Perché se tu non avessi subito un'educazione, subito che brutta parola, se non avessi avuto un'educazione, una formazione, non avresti la tua forma mente, non avresti questa mente, ne avresti un'altra. Per cui anche la mente è in qualche modo. No, la cosa che ti mette in collegamento invece con l'universale è l'aria, simbolicamente sì. È l'aria, cioè il respiro, che sì. Poi gli indiani chiamano il prana, vabbè, tutte queste cose. Però quando tu fai esercizi di meditazione collegandoti al respiro, è come se tu assorbissi l'energia dell'universo e buttassi fuori anche, no, restituissi. Su questo qua vi è un tema che... Io per esempio ho sempre avuto la sensazione di non avere un respiro naturale, cioè per me respirare non è una condizione naturale che uno respira. Cioè da sé lei ogni tanto mi dice che io ogni tanto mi dimentico di respirare. Cioè se sto facendo una cosa, vai in apnea. Vado un po' in apnea. Cioè mi dimentico di respirare, perché sto facendo quella roba lì, no? E questa cosa, quindi. Quindi, è un problema di concentrazione su una cosa che quindi impedisce questo scambio? Perché tu sei nella mente in quel momento lì, cioè quando tu ti stai applicando qualcosa, a uno studio, a un discorso, a capire, o a esprimerti, o a scrivere, o a imparare, qualunque cosa, che è un'attività cerebrale, per cui tu sei totalmente assorbito dalla mente. È come se il tuo corpo, come tu te lo dimenticassi, perché è chiaro che te lo dimentichi, se no moriresti. Ecco, tu continui a respirare, però hai questa sensazione di avere un blocco alla respirazione. Quando invece tu porti l'attenzione alla respirazione e sei solo nella respirazione, anche questo è un esercizio, la mente non c'è. Cioè, possono venire i pensieri, eccetera, però sono come dicono le nuvole nel cielo, non passano così, e tu sei nel respiro. E più sei nel respiro, e più hai meno pensieri, e meno hai pensieri, e meno sei mentale. E meno sei mentale, e più sei collegato con l'universo. Cose bellissime e abbastanza difficili da spiegare. No, ma io tendenzialmente vorrei... Tutti dicono che quando uno dice non ho tempo è una scusa, in effetti può essere anche una scusa, però purtroppo la nostra vita ci obbliga un attimo a comportarci. Però questa è una cosa che possiamo fare anche quando siamo agitati, quindi c'è questo bellissimo, che possiamo fare tranquillamente e sentire il corpo, sentire, mettere i piedi per terra, sentire le radici, sentirsi, stare per un attimo e semplicemente stare sul respiro. La prima cosa è respirare. È respirare. Sì, sì. È una cosa, infatti, sì. È la prima cosa che... È la cosa più semplice. Aspetta, prima di rispondere meglio che respiro. No, ma ti viene, capito? Ti viene perché sei fisico in quel momento, no? Per cui respiri. E stai attento al respiro. Tu mi chiedevi una cosa abbastanza importante, cioè, ma noi siamo fatti così, è tutto genetico, no? Sì. Anche l'ambiente ci plasma molto ed è come noi rispondiamo psichicamente, psicologicamente all'ambiente, come noi gestiamo l'energia vitale, è una cosa nostra, non dipende mica da come sei fatto tu. Ha delle spinte di energia ancestrale, anche nella medicina tradizionale cinese, che ci porta, che ci dà la cosiddetta energia di riserva, però lo stesso cibo che noi mangiamo ogni giorno ci provoca delle stimolazioni anche a livello somatopsichico che ci portano a comportarci in una maniera una diversa dall'altra. Ti posso partire dalla domanda? Sì. Potrebbe sembrare banale, ma secondo te i preti in quali
di quei quattro tipi li metteresti, o il dottor che qua come si chiama, Corman li avrebbe messi, i preti. No, noi c'è la... non si può dire, ci sono dei preti che sono molto scettici. Sì, non è una funzione, no? No, non ce la fai a fare una cataloga di apertura alla televisione. Ed è un dito, il recettore nasale è molto aperto, quindi vuol dire che è molto in comunicazione con ciò che avviene a livello attivo. Cioè non è una persona a cui sfugge. Il recettore labiale è molto chiuso, serrato, non estremamente serrato, però controlla moltissimo il linguaggio, la comunicazione. E anche una ottima... c'è una differenza tra la fronte che è un po'... come questa di Gian Pietro, un po' inclinata, però bella anche, e chi invece ha un appiattimento della fronte o addirittura ha una bombatura in avanti della fronte. Ah. Ecco, quindi il profilo si può raddrizzare sulla, da così a così. Fate finta che io abbia una spinta. Questo vuol dire come se uno ha preso un colpo in faccia. Si chiama retrazione laterale, questa retrazione laterale. La retrazione frontale, scusate, mi sono confuso. Quindi? La retrazione frontale è un'altra... Significa una presa... adesso ho già dato troppi elementi rispetto alla retrazione frontale. La retrazione frontale significa che a un certo punto ti scontri con qualcosa, ragioni, e il, come dicevo prima, filogeneticamente prendere coscienza dell'ambiente, fermarsi un attimo, la retrazione frontale ti dice fermati un attimo, ragiona. Ecco. Gian Pietro e anche altri di voi, che però direi più Gian Pietro, forse anche Giulio un po', avete la fronte leggermente inclinata, quindi ancora in retrazione laterale, non in retrazione frontale. Questo è sintomo di una certa primarietà, ovvero la persona, primarietà e secondarietà secondo Imans Lessen, che dice che la primarietà è un modo di affrontare l'ambiente in maniera quasi immediata. La secondarietà è uno che si ferma un attimo. Quando uno ha la fronte raddrizzata, quindi retrazione frontale, e controlla di più anche la comunicazione che gli proviene dal pensiero. Bertone ha la fronte molto raddrizzata, Gian Pietro quando deve dire qualcosa la dice senza problemi. È Gilberto più primario, è un po' più raddrizzata. La primarietà non è una cosa negativa, come non lo è neanche la secondarietà. No, ma come non lo è neanche la secondarietà. Però sei più immediato. Sì. Dopo chiudo perché ho ospiti a cena stasera. Non ho visto l'uomo, ti ricordi una volta c'è quello lì, un uomo quadrato? Non c'è, non l'ho visto. No. Il mascellone, il mascellone. Non lo so, ma mascella quadrata. Parte della cultura. Anche con le immagini, sì, in modo tale che per chi deve andare via fra tutti voi noi lo riprendiamo. Cioè Mussolini era molto digestivo, no? Mussolini è molto digestivo, tra l'altro questa parte qua molto sviluppata. Avevi detto che avevi una foto. Anche Renzi è digestivo, è più modellato Renzi. Sì, è un po'. Anche questo poi va via. Poi noi riprendiamo le domande e i discorsi, però ecco, Niccolò Machiavelli è un ritratto assottigliato. Che bello. Cioè il quadro è più stretto, poi qua gli hanno fatto i pomoli un po' evidenziati, ma in realtà secondo me è perché il quadro è fatto così. Non so, io non c'è una foto però. Quindi il quadro del viso è più stretto, l'angolo mandibolare è più smussato, mento più appuntito, appossamento delle orbite oculari. Cioè, è più volce che le orecchie. È più volce. Dorico Cetaria, cioè vuol dire che la parte dietro è più. La testa. Ha una retrazione e la testa è più allungata dietro, nella parte... Era il canone Inca, perché sai che sì. Addirittura deformavano il cranio perché era più bello, era considerato bello. Sì.
il naso è stretto e affilato, estrema sensibilità che lo fa reagire con chiusura agli stimoli visivi, olfattivi ed affettivi. Una persona più chiusa dal punto di vista recettoriale, cioè il ritratto sottigliato, non Machiavelli, Machiavelli lo stesso come esempio. Grande carenza del piano digestivo, che fra l'altro nella foto di Machiavelli è abbastanza chiuso, abbastanza serrato. Costante preoccupazione di sé e del mondo, movimenti irrequieti, può esserci o delicatezza o rigidità affettiva. Molte persone che sono così possono avere lineamenti molto delicati, però una certa all'opposto, se una forte sensibilità, non vogliono essere molto avvicinati, possono avere forme di misticismo, di ascetismo, un'intelligenza intuitiva astratta. L'intelligenza soprattutto intuitivo astratta, e Machiavelli mi pare ne sia un esempio abbastanza. Poi l'ho messo da foto. Una breve intervento su Machiavelli. Di Machiavelli possediamo solo tre ipotetici ritratti, anche questo non è affatto certo che sia Machiavelli. Perché? Perché è stato vietato, cioè Machiavelli era considerato amorale, immorale, e quindi non si poteva, si andava all'Inquisizione se tu facevi dei ritratti di Machiavelli. Allora, questo ritratto, che è il più probabilmente vero di Machiavelli, può essere un'interpretazione che un pittore colto di fisionomia voleva rappresentare Machiavelli secondo secondo i canoni della fisionomica. Io l'ho preso così come foto da internet. Il piano è doppiamente significativo perché l'ha fatta apposta. Questo è il modello, appunto, ritratto assottigliato. Non ha un quadro molto ampio del viso, almeno sarebbe interessante leggerlo con della porta, molto, molto retrazione nel naso, non abbiamo gli occhi molto piccoli e infossati, si vede rispetto ai canoni. Il problema è che magari il pittore ci vuole dimostrare che è un mostruoso e gli ha fatto apposta con quelle caratteristiche. Ecco, un ritratto bozzato, vedi? Ritratto bozzato, diciamo. Cioè, niente, un po' di meno che. Sì. A certa età, da giovane com'era. È nata così. È nata così. È venuto anche un po' di baffo alla fine. È nata così. Sì. È venuto un po' di baffo. Era un uomo, è diventato una cosa. Sono i tipi più complessi. Sono i tipi più complessi per Cormand da studiare. Hanno di solito un grande viso, con piccolo viso dei recettori maggiormente retratti e induriti. Piccolo viso dei recettori sono maggiormente retratti e induriti. Lei non è proprio così ritratto abbozzato, se devo dire la verità, però ha le lunghe che dopo ritraggono molto. Forte e carica con grande controllo, persona forte e carica con grande controllo, adatti al comando e all'organizzazione. La loro enorme capacità di controllo delle emozioni può risultare negativa per la salute. Se la loro libido aggressività dal punto di vista freudiano non riesce ad essere finalizzata, possono avere dei problemi psicosomatici forti. Comunque sono sempre animati da grande passionalità, da grande impeto nelle cose. Se non fossero concentrati su qualche obiettivo come era Madre Teresa, il fatto di aiutare gli altri, eccetera, anche lei ha i zigomi abbastanza larghi, no? Se non fossero concentrata su questo, poteva anche ammalarsi e autodistruggersi. Ma il paese dove nasci anche determina un po' la tua fisiologia, perché se sei albanese è facile che tu abbia gli zigomi, o se sei cinese prescindere la fisiognomia dal luogo, deve essere un sistema di lettura che è abbastanza universale, no?
probabilmente declinato, ma è un sistema di codici che dovrebbe prescindere un po' dalle appartenenze etniche. Roberta, pensa ai cinesi sul piatto. Tu tipo dell'Ancialana dovrebbe essere la fisionomica di quello. No, però una serie di caratteristiche che lui citava, prima, la fronte sfuggente, eccetera. Cioè, nei cinesi è molto difficile ritrovarla, certo, tipologie ci possono essere, però. Beh, ci sono delle tipologie in certi orientali, soprattutto indocinesi e cambogiani, eccetera, che sono molto piatti. Sono persone che hanno sempre avuto, nei secoli, sempre dominazioni, ma le hanno sempre accettate, non si sono mai, hanno una forma di passività verso le invasioni, e hanno di solito... Ma quindi si caratterisca addirittura di un popolo. Molto larghi, ma non è che siano deboli, sono persone che accettano. Questo è molto pericoloso. Corman è stato usato da un famoso razzista italiano, cioè da Evola, che intanto ha classificato le razze secondo... Evola. Ma voglio dire, questo discorso, io credo che Corman parlasse solo di bianchi in realtà, cioè che non abbia mai atteso anche. Perché il vero problema pericoloso di questi discorsi, facendo un discorso più rapidamente possibile, c'era la fisionomica. Tu all'inizio ci hai detto giustamente l'errore della fisionomica, anche nella sua manifestazione positivista, rumorosa, eccetera, eccetera, aveva il difetto che considerava una situazione statica, cioè tu nascevi con questi caratteri e eri chiuso. Corman cerca di dinamizzarla, cioè dice questa è la morfologia, ma questa morfologia viene modificata dalla tua vita e dall'ambiente, e fa la distinzione che tu hai detto fra carattere e temperamento. Il temperamento è morfologico, diciamo, e il carattere è modificante. Un esperimento pericoloso. Nello stesso tempo la fisionomica già positivista e poi durante gli anni 30 è stata usata razzisticamente. Il libro di Evola, ve lo porterò a vedere se volete, è veramente impressionante, perché Evola è uno spiritualista fascista razzista, e allora usa, irrigidisce la cosa. Tu dici, vedi, questi sono così, non c'è niente, non c'è niente da fare. Questo è il mio naso. Ovviamente è un naso che ama in questa delante, cioè, ci sono nati così. Il naso cammino. Anzi, non c'è una razza, scusate, la razza umana è unica. Non ci sono razze. Sì, però posso dire una cosa? Ho usato io la parola razza sbagliata. No, volevo finire, però l'Ambrogio per esempio dice, le razze esistono, ma noi ebrei non siamo una razza. E allora lo dimostrava con una bellissima tabella in cui misurava il cranio di tanta gente e poi misurava il cranio di tanti ebrei e diceva, vedi, c'è gente che ha il cranio piccolissimo e gente che ha il cranio grandissimo, solo gli ebrei, tutti gli altri hanno lo stesso tipo di cranio secondo la razza. Ma a parte questo, lui aveva scritto un bellissimo libro sui calabresi, Sergio aveva scritto un bellissimo libro sui sardi, in cui si usava queste cose assolutamente artisticamente. Però Corman ha anche cercato di negare la gerarchia, cioè tutta questa tipologia non è mai gerarchica. Uno ha il naso che ha, ci serve a indicare dei suoi aspetti caratteriali, ma non gerarchizzarli. Però appunto ha prodotto delle tragedie tutta questo tipo di cosa. Però c'è un problema oggettivo di sensibilità, come chiamarla, estetica, di visione, cioè voglio dire, noi comunque abbiamo introiettato dei canoni dal punto di vista della... No? Cioè se io sono abituato a vedere un indoeuropeo, tendenzialmente ho quel tipo di forma in testa e quindi ne vedo anche le evoluzioni o ne vedo anche le differenze. Banalmente, se io non ho dimestichezza con popoli molto lontani dai miei dal punto di vista delle forme, tendo a generalizzare. La frase i cinesi sono tutti uguali, gli africani sono tutti uguali. Allora, secondo me, chiaro che no, è evidente, però allora il problema è il punto di vista dell'osservatore, di chi inventa questo tipo di sistema di analisi, è molto importante poi nel modo in cui viene applicato. Per cui lì c'è il rischio del razzismo implicito. È vero, però è vero anche che le neuroscienze oggi
hanno per esempio provato a studiare queste cose, come che espressione ti possono indicare una manifestazione di un'emozione, per esempio. Cioè hanno spostato tutto l'accento dai caratteri morfologici, diciamo, alla mimica, al rossore, a cose di alla manifestazione automatica e inconscia delle emozioni. Insomma. Ma quindi, lui ha specificato che non parliamo di mimica, infatti. Lui ha parlato di mimica perché la bocca, il labbro superiore che si ritrae può essere permanente, ma può essere anche bianca. Io penso che da quello che ho capito sono due ambiti diversi, uno è morfologico e uno è invece riguarda le manifestazioni della mimica facciale. Diciamo che le due cose un po' si intersecano. Qua non è messo l'accento sulla mimica, però viene anche questa presa un po' in considerazione. Sì, però ci sono proprio due teorie di fondo diverse, perché le teorie fisiognomiche sono legate all'idea che era stata nella comunità scientifica rifiutata e considerata non scientifica della possibilità della trasmissione dei caratteri acquisiti. Questo è il problema teorico di fondo. In un certo modo di intendere il darwinismo dice le specie evolvono in modo casuale. Lamarck, perché è un tema preso, che è rimasto forte, Freud ad esempio è stato lamarchista fino alla fine della sua vita contro tutta diciamo il mondo scientifico dell'epoca, perché lui sosteneva, dico lui perché che i caratteri acquisiti, che diventano poi carattere di un individuo o di gruppi, possono essere trasmessi nella catena filogenetica. La scienza ufficiale fino a poco tempo fa, da quello che ho capito, rifiutava questa teoria, mentre adesso con le teorie epigenetiche, cioè c'è una base genetica o dei codici genetici che però possono manifestarsi nell'epifenomeno della materialità, in questo caso nel fenotipo, a seconda di come l'individuo si sviluppa, e perciò l'influenza dell'ambiente cosiddetto è diventato molto molto più grande, ed è stato fino a rendere di nuovo plausibile il fatto che i caratteri acquisiti, perché di questo si sta parlando, se non lo prendiamo a livelli, no, di simbologia e astruse, ma vuol dire che nella storia dell'uomo i caratteri acquisiti possono diventare materia genetica, essere trascritti in codice genetico. Questa è la questione che poi ricompare sulla morfologia e sul fenotipo, come si manifesta. È l'avaro, no? L'avaro è il classico tipo che si trasmette in Italia. Era Franco, sicuro. Sì, io non vorrei alzare il tono. Semplicemente il cambio di lezione, cioè finora non si è dato una versione, come dire, anche filosofica della questione. Non poco tanto per parlare a te, perché sono bellissime le risposte di te. Le domande pongo a tutti i presenti. E la domanda principale è questa. Il sistema che si chiami fisiognomica e dinamica costante dell'individuo, che sia quella dello pseudo Aristotele o quella di Novoloso e così via, è sostanzialmente una spinta di sistema predittivo, sì, né più né meno di quello che fanno gli economisti per la roba. E nello stesso tempo è una, come dire, riconoscere o disconoscere, e quindi anche un sistema politico. Ora, in questo senso io pongo quattro domande, ve le sono annotate e ve le leggo. Dai, vai. La prima domanda è: quanto attribuireste sul piano filosofico al will, alla, come si dice, autodeterminarsi del volto e quindi anche delle emozioni, e quanto al necessity o al destino. La seconda domanda è, che l'avevi già formulata tu, Saracco, l'avevi già formulata tu e io la integro,
sì, lei ti dico, ne aggiungo qualcosa, è ritengo che non possa avere un'estensione interetnica. Cioè non è come la scala di Maslow sui bisogni, che è provata, che è generale, la conosciamo bene, no? Secondo me non è interetnica. Cioè è Europa centrica. La terza domanda è ascrivibile al caso o alla psiche? Psiche. È ascrivibile al caso o alla psiche? E la quarta domanda è: quale rapporto può avere con l'io e l'essere freudiano? E ancora più brillante, visto che è molto vicino alle tesi junghiane, quale rapporto può avere con l'essere in re, essere in intelletto, però non c'è essere in anima? Dopo mi raccontate, perché ho queste quattro domande che mi vuole pure. Vediamo la prossima settimana. Corso universitario. Buon'ora, no? Mi piacerebbe, è stato bellissimo. Grazie.